Folle intanto, applausi e ottima musica anche al concorso per un amico che si è tenuto all'abbazia di Sezzadio in ricordo del fondatore della competizione internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga. Il successo è stato veramente grande, in 350 venuti anche da Genova, Torino, Alba, Milano hanno assistito nell'antica storica abbazia di Santa Giustina a Sezzadio al concerto per un amico che la famiglia, avvalendosi di una serie di sponsor, dedica da 20 anni a Michele Pittaluga, il farmacista alessandrino morto a giugno del 1995, ideatore e fondatore del concorso internazionale di chitarra classica. È un appuntamento raffinato in una cornice di grande fascino e ad esibirsi sono stati il mandolinista Avia Vital e la fisarmonicista Ksenia Sidorova, due giovani brillanti e bravissimi che vantano un curriculum d'eccezione. Hanno suonato in tutto il mondo, hanno vinto concorsi internazionali e a Sezzadio hanno proposto, fra l'entusiasmo generale, brani che grandi compositori hanno dedicato a musiche popolari. Dimostrazione del grande successo della serata, gli applausi scroscianti del pubblico alla fine, tutti in piedi, per rendere omaggio alla giovane coppia. Ha unito due strumenti in modo impensabile ai più, ma la musica a volte può sembrare strana. Avital ha spiegato che una zarda da lui eseguita e considerata musica popolare balcanica è stata in realtà composta da un menestrello mandolinista napoletano.